Ho capito che c'è un governo che nel cuore dell'emergenza ha dovuto stanziare giustamente risorse, denaro e quant'altro per bloccare questa emorragia che ha colpito tutto il mondo del lavoro. Lei ha capito quale strategia di fondo il governo sta perseguendo anche con queste ultime misure di cui stiamo parlando oggi? Il governo fa bene in questa fase d'emergenza a ricorrere a queste misure, lo stanno facendo anche altri paesi, ma come diceva lei, poi ci vuole una strategia per passare dalla fase di emergenza a una fase di crescita e soprattutto di mettere le condizioni per creare lavoro. Quali possono essere gli elementi per passare a questa fase? Beh, innanzitutto bisogna dire la verità. Non bisogna continuare a dire che nessuno perderà il lavoro perché non è così e già i dati ci dicono che molte persone purtroppo stanno perdendo il lavoro. Secondo elemento, bisogna assolutamente avere il coraggio di cambiare alcune misure che nella fase pre-Covid sembrava potessero avere un effetto sul mercato del lavoro, ma oggi sappiamo chiaramente che non ce l'hanno e qui penso a quota 100, ci sono i dati della Corte dei Conti che ci dicono che la famosa staffetta generazionale non si è creata, anzi l'impatto di quota 100 addirittura secondo la Corte dei Conti è stato negativo sull'occupazione e l'altro è il reddito di cittadinanza, io parlo della parte del reddito di cittadinanza che si occupa del mercato del lavoro, anche qui i dati oramai ci dicono che il 2% dei beneficiari hanno trovato il lavoro e a proposito di contratti a tempo indeterminato, di questo 2% solo il 18%, quindi una parte molto piccola, è a tempo indeterminato. Terza elemento di questa strategia, non si può perdere tempo, bisogna avere un piano. Noi siamo l'unico paese, basta andare nel sito della Commissione europea, che non ha consegnato il piano di riforme, questo forse il Ministro ci dovrebbe spiegare come mai. Tutti gli altri paesi, inclusa l'Inghilterra, lo ha consegnato. Qui bisogna chiarire anche agli operatori, agli imprenditori, qual è la visione di politica economica del governo. Faccio due esempi e concludo. Non è complicato riempire questo piano perché sono cose note da anni, ce lo dice la Commissione europea, ma lo stesso governo le ha inserite nei 29 punti del contratto di coalizione. Il decreto semplificazione è fondamentale, lo abbiamo già visto in questa crisi, eppure ancora non c'è nulla. L'altro esempio che secondo me è veramente molto importante è quello della scuola. Attenzione, una scuola chiusa non solo crea problemi a ripartire, e qui penso alle donne che devono andare a lavorare, ma una scuola chiusa crea ritardi dell'apprendimento, crea un problema al capitale umano e questo significa meno PIL nel futuro. Quindi se Grazie. veramente noi vogliamo togliere questa fase d'emergenza, bisogna assolutamente non rimandare il piano di riforme. Grazie, abbiamo ancora molto tempo.